In questa lezione andremo a vedere come autostartare XAMP perché quando noi andiamo ad installare il software, nel momento in cui spegniamo il computer e lo riaccendiamo, XAMP, il pannello di controllo di XAMP e Apache o gli altri servizi che vogliamo avviare sono spenti, quindi dovremo andare manualmente ad attivarli ogni volta. Questo è valido anche se siamo su Windows Server, se andiamo a, a riavviare la nostra virtual machine succede la medesima cosa, quindi dobbiamo assolutamente andare ad autostartare il servizio sotto un determinato utente. Cosa significa questo? Se ipotizziamo di lavorare ad esempio in un terminal server, quindi con Windows Server, che è esattamente quello che avevamo nella precedente lezione, quando noi andremo ad eseguire le configurazioni che adesso vi mostrerò, vanno fatte sotto un'utenza specifica, perché se io entro con l'account LodoVico ed eseguo queste opzioni, Samp e il servizio di Apache andranno su sotto l'utente Lodovico, quindi se io poi slogo Lodovico dalla macchina, anche senza spegnere la macchina, comunque la web farm andrà giù, no? sarà offline. Quindi quello che vi consiglio in questi casi, se non lavorate con il vostro personal PC, quindi con il vostro utente, ma lavorate su un terminal server, è di creare un'utenza tecnica, anche un'utenza locale, non serve per forza di cose che sia di dominio ma che ci permetta poi di avviare XAMPP sotto questa utenza, in modo che all'interno del terminal server lasciamo sempre l'utenza in stato disconnesso, ma non la sloghiamo dal computer. È molto importante questa cosa, così il servizio sarà sotto questa utenza tecnica e qualsiasi cosa farete voi con il vostro utente non creerà disagi alla webfarm. Ok, capita questa cosa, andiamo a vedere la configurazione per autostartare il servizio. Basterà andare a cercare XAMP sulla uh, lente di ingrandimento. Adesso vi faccio vedere un errore classico che succede e poi vi faccio vedere come risolverlo. Quindi qui scriviamo XAMP e lo cercher ci, ci cercherà appunto CTRL Panel e lo avviamo. Eccolo qui. Quando avviamo, arriviamo qui noi dovremo appunto, come vi ho detto, startare la WAFOR perché è spenta in questo momento per andare a fare l'auto start bisogna andare in alto a destra sul pulsante config, eccolo qua. Se premiamo qui compare questo pannellino e qui è molto semplice perché vediamo start, control, panel, minimize, quindi lui avvia il pannello di controllo e lo minimizza a icona facendolo comparire poi eh, qui dentro. E ehm, per avviare poi i servizi, dobbiamo scegliere quali servizi avviare. E appena più sopra troviamo Auto Start of Modules, e qui dobbiamo scegliere i servizi che vogliamo avviare. A noi basta avviare solo Apache, se dobbiamo poi avviare altri servizi, basterà andare a selezionarli. Solo che se adesso noi andiamo a premere Save, ci dà un errore, ci dice guarda che XAMP Controlini. Ha un accesso negato perché ci sono delle protezioni all'interno della web questo ci, ci garantisce anche una sicurezza se ci attaccano ci, quindi ha un sistema di funzionamento che è diverso dalle folder classiche di windows come risolviamo questo problema potremmo andare a modificare il file in manuale oppure adottare un'altra pratica. Adesso noi qui andiamo a uh, chiudere XAMPP, lo quittiamo, vedo che l'ho aperto due volte, quindi lo quittiamo dappertutto. Adesso andrà in errore. Vedete che adesso che io ho fatto quella modifica, lui va uh, sul pallone, non capisce più niente. Quindi entriamo nel gestione attività, andiamo nel nostro uh, utente e lo killiamo, perché è l'unico modo per andare a buttarlo giù, quindi cerchiamo XAMPP, eccolo qua e lo terminiamo. Adesso se andiamo qua su, vedete, ci posso sopra col, col mouse è sparito. Per avviare questo problema e lavorare nel modo corretto quando utilizziamo il pannello di controllo di XAMP dobbiamo, av dobbiamo avviarlo in un altro modo. Andiamo nella lentina, cerchiamo XAMP, facciamo un clic destro, quindi non clic sinistro, clic destro e facciamo esegui come amministratore. Entrando come amministratore entro con dei privilegi elevati, quindi premo qui, comparerà una finestra che voi non vedete, premete su sì perché dite che avviate l'applicazione in modalità amministrativa e qui adesso potete fare quello che volete. Infatti vedete che ad esempio qui adesso vedete anche le x. Se adesso torniamo su config, facciamo il flag su Star Control Panel Minimize e su Apache. E facciamo save. Ecco che non ha dato più nessun errore, quindi lo possiamo semplicemente andare a chiudere. Lui resterà minimizzato eh, sulle icone che vedete qui, sui servizi attivi. Nel momento in cui andremo a spegnere il computer e a riavviarlo, Xamp e Apache verranno avviati in automatico. Ecco qua la soluzione per autostartare XAMP, così abbiamo automatizzato anche questo pezzettino. Nel prossimo video andremo a vedere come accedere alla, al nostro sito tramite il nostro PC, tramite un PC presente nella internet del nostro, uh, della nostra uh, azienda o della nostra rete, oppure da un IP pubblico, quindi accederemo anche se siamo esterni alla nostra uh, rete. Bene, anche con questo video direi che è tutto. Se è stato di vostro gradimento, lasciate un bel like qua sotto. Iscrivetevi se non siete ancora iscritti al canale. Se invece vorrete supportarmi in altro modo, potreste pensare a stipulare un abbonamento col tastone Abbonati che c'è qua sotto. Compare un video che vi spiega tutti i servizi che offre il mio canale. Altrimenti se vorrete supportarmi in altro modo, in descrizione trovate un link che vi porta a un sito di acquisto di licenze sicure che vanno benissimo se siete un'azienda perché se vi fanno controllo poi le licenze sono sicure e costano meno di andare ad acquistare le licenze eh, reali che, essendo che le acquistano in blocco, hanno delle scontistiche e poi riescono a venderle a meno soldi. Oppure sempre in descrizione ci sono i link Amazon, quando ho acquistato qualcosa su Amazon, passate per i miei link e poi acquistate così Amazon mi riconosce qualcosa. Un altro sistema per eh, supportarmi è acquistare qualcosa dal merchandising che trovate i prodotti sotto i video con lo slogan BI for you, Business Intelligence for you per voi, che è lo slogan che utilizzo all'interno delle eh, live. Ok, direi che è veramente tutto, vi ringrazio molto per avermi seguito sino a qui. Ci vediamo al prossimo video. A presto, ciao!